Ciao ragazzi, nuovo video alla ricerca di Barbie e Aspi con una nuova arrivata. Avete già vista probabilmente nelle storie la Hydra Spirit di casa Sportex. Io ho scelto modello da 2,70 m, una 60 grammi, quindi ha una tolleranza più o meno dai 20 ai 70 grammi di lancio. Qualcuno dice che forse è un po' esagerata, ma in realtà per queste situazioni non è così potente, in quanto spesso capita di agganciare dei silurotti o anche dei siluri un po' più grandi, e avere una canna che ha un fusto un pochettino più potente può aiutare magari a portarli a riva. Due parole sulla canna. Vabbè, abbiamo già detto che è 2,70 m. Questa, oltre ad avere un'azione fast, ha una particolarità che ho riscontrato in pochissime canne, cioè anziché avere un'azione prettamente di punta, sotto sforzo tende poi anche a piegare al manico, quindi accompagna. Quindi un'azione fast, ma non saprei neanche come definirla nello specifico. Vediamo un po' come si comporta in pesca. Eccolo qua. Due chili e mezzo, secondo me. Un bel pesciolino. Adesso vi faccio vedere anche l'esca. Eccola qua. Vidra.
perfetto per fare questa pesca. È sempre importata da Maiora Intelligent Fishing come Sportex. È un'azienda che non conoscevo, devo essere sincero, e sono stato piacevolmente sorpreso dal vedere invece che funziona molto bene. In più, ancorette tendenzialmente sono un po' la parte più debole di questi artificiali leggeri, tengono perfettamente anche combattimenti con barbie, che sono noti per essere dei pesci molto combattivi. In più, cosa non meno importante, anche il prezzo è interessante, quindi vi invito a provarle perché sono davvero davvero molto molto valide.